da ricarica della Pisca. E adesso l'ho presentato in diverse fiere a Francoforte è stato, in Messico alla fine di novembre, Mosca, Milano e tante altre fiere molto importanti. Quindi giustamente devo parlare di Rita Lagresca, dire qualcosa a questa splendida ragazza che ha vinto il terzo posto del giornalismo e però in arti grafiche il quinto posto di Rita Lagresca. Rita Lagresca è pioniere del progetto culturale La Nostra Isola, socia fondatrice dell'associazione culturale Da Ischia all'Arte Vila, per la quale svolge il ruolo di ambasciatrice in Lettonia. Lica Sara Lagresca è nata e vive in Lettonia, nella città di Algava. Artista, disegnatrice, traduttrice, si dedica anche alla scrittura di poesie. Oltre alla lingua lettone, sua lingua madre, ha ottima conoscenza del russo e dell'italiano. Sull'esistere sulla poesia e sul senso del dedicarsi al suo dipingere e al suo godere, scrive: chi è molto felice parla poco, scrive poco, dipinge poco. Chi è molto disperato parla poco, scrive poco, dipinge poco di solito. Comunque esisto ed ogni caso a volte vivo. È mia abitudine, quando parlo poco, dedicarmi alle mie tradizioni. Scrivere e dipingere lo faccio quasi ogni giorno. Non credo che tutto sia stato già detto, già scritto, già visto, già fatto. Più sappiamo, più tanti misteri possiamo svelare. Aprirsi al mondo è la via dell'eternità. Chiudersi sbarra il cammino. Non sempre però dobbiamo intraprendere qualche cammino. Si può essere poeti senza scrivere poesie, come si può essere pittori senza dipingere i quadri, in certi momenti almeno. L'importante è guardarsi attorno, non temere di sbagliare, di capire o anche di fraintendere, ma condividere tutto ciò che vediamo, che viviamo, che scriviamo, che dipingiamo. Le conversazioni, i litigi, le preghiere, le fughe, i ritorni, tutto accade, tutto è vita. Le regole di gioco e altre leggi hanno breve durata. I confini delle nazioni e delle carceri, i tabù della società, tutta vita breve. Le montagne invece, i fiumi, le speranze, vivono molto di più. I miei versi, i miei dipinti, sono forse solo un cenno alla mia presenza tra voi, tra i vostri bei volti e le vostre spalle stanche, la certezza che ho provato a vivere, ad amare e a conoscere, la testimonianza delle mie esperienze, ahimè spesse non gradite, la prova dell'amore per questo mondo, a un mondo che fa sopravvivere, a un mondo che fa vivere atti di armonia. Io devo ringraziare Bruno Mancini, perché mi ha fatto conoscere Rita Sara Lagresca e anche un'altra musicista dell'Ucraina, con cui ho musicato la poesia Pianoforte Nero, molto gradita ai miei figli, che parla di mio marito morto 27 anni fa o di 44 anni. Quindi ringrazio Bruno, che questo mio progetto è stato svolto da lui. Ma devo ringraziare anche Bruno per la bella poesia fatta in musica, dedicata al Cavalier Giovanni Rotondo, che non c'è più e che è morto il 3 settembre di quest'anno. Lui l'ha sentita e quindi vorrei ricordarlo poi con voi, anche poi di Nina Lavieri, una mia grande amica. Sono dei grandi artisti. Ecco, io voglio ricordare questo, San Francesco, che dice: un uomo che lavora è un lavoratore, un uomo che fa un'opera e con le sue mani e con la testa è un artigiano,
Un uomo che lavora, che fa il lavoro con le sue mani e ci mette il cuore, è un artista. Ecco, io devo dire, qui un grande artista è Bruno Mancini, perché è a 360 gradi, in quanto è riuscito a portare nel premio 8 milioni tutto, anche la recitazione, arti grandi, musica, ma anche questa voglia di donare se stesso a tutti. Io sono felice, e sono felice anche perché con il mio progetto insieme a Bruno vorrò, grazie a Cadale, tradurre questo libro Gioco d'amore in francese e in arabo. Ma già io ho avuto una cosa bellissima, il libro In sinfonia con l'Africa, grazie a Dale, l'ha tradotto in francese, in italiano e in arabo. E poi ci sono anche altri artisti che hanno tradotto Bruno Brancini in inglese, lettone e napoletano. E io sto cercando di coinvolgere tutti gli amici che conosco, anche stranieri, anche catalano, di far partecipare a questa Sinfonia dell'Africa. Sto diffondendo. Ma questo è un pensiero mio grande, che Bruno ha anche accolto, perché lui è un grande, perché merita tanta attenzione. Vorrei dare un applauso con tutti quanti noi a Bruno Mancini, che è il presidente della Repubblica. Io lo chiamo così. Comunque sono felice. Allora.